bravissimi. Ecco. Allora abbiamo più di un premio in realtà da assegnare, sì. Ma so che lo svegliamo con calma, ok. Allora parliamo intanto del primo premio. Primo premio che scopriamo però insieme attraverso il direttore. Sì, innanzitutto siamo molto orgogliosi di essere qua stasera in questo evento così prestigioso e in una sede veramente così magnifica. E per questo ringraziamo il presidente della FISE Marco Di Paola e il segretario generale Simone Periglio per averci consentito di aprire su questo evento una finestra su tutti i nostri lettori, follower, social, sito e quant'altro, che sono, abbiamo fatto un conto, circa 70.000, che hanno potuto votare per un premio. Noi avremmo voluto premiare tutti i cavalieri che hanno ottenuto risultati prestigiosi e gli amazzoni che hanno ottenuto risultati prestigiosi questa stagione straordinaria per l'Italia, come si è detto più volte stasera. Abbiamo deciso di premiarne uno e per farlo abbiamo fatto votare i nostri lettori, assegnando un premio un po' speciale per il quale chiedo alla dottoressa Sara Liffesen di entrare più nel dettaglio. Però prima spiego un attimo il motivo del premio. Abbiamo deciso di titolarlo così perché sicuramente nel nostro paese abbiamo tantissimi settori per i quali siamo conosciuti nel mondo e quindi mi viene in mente la moda, il turismo, la cultura, la gastronomia. Però lo sport non è da meno e tantomeno le applicazioni in tutte le sue accezioni. Abbiamo delle aziende famosissime in tutto il mondo che hanno acquisito quote importanti di mercato in diversi paesi e qua stasera non potevano mancare, ovviamente. Pensando allo sport, non possiamo assolutamente dimenticare i fantastici atleti che abbiamo premiato stasera, che sono degli ambasciatori dell'Italia nel mondo. Ma come ambasciatori credo che ci siano anche tantissimi eventi internazionali nel nostro territorio e soprattutto gli eventi che verranno. E a questo mi riferisco alla conquista dell'assegnazione dei World Equestrian Games che l'Italia ha ottenuto per quello che riguarda le discipline del completo e degli attacchi. E proprio per questo motivo mi farebbe veramente piacere lasciare un piccolo ricordo al presidente Marco Di Paola e al segretario generale Simone Periglio, perché hanno lavorato per questa azione in maniera importante insieme allo staff. So che il lavoro grosso deve ancora venire, però credo che non si debba mai. Intanto invitiamo a salire sul palco il presidente Di Paola e Periglio, il segretario appunto della FISE, il presidente della FISE. Benissimo, allora avete questo, eccolo qua, cavallo magazine, quindi è una targa speciale, è un premio speciale. Questo è un premio fuori programma in realtà, quindi è per volere dell'editrice. Ecco qua, prego, eccolo qui, io mi sposto così viene la consegna e anche la foto. Questo prima di scoprire il vincitore, applauso, ci sta l'applauso, grazie.